Ciao tesori, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi sono qui per farvi un video, amore mio, un pochino diverso dal solito. Perché oggi arriva una cosa per me. Ma non spoilerare, una cosa per il suo canale arriverà tra un po' di giorni. Io sto invece sclerando perché mi ritrovo in questi giorni con una voglia irrefrenabile di ritogliermi, o meglio di sistemare un po' questa ricrescita. Dopo un sacco di ricerche che ho fatto, perché allora il problema è, mi vedo questa ricrescita troppo scura, quindi voglio un effetto in particolare in realtà, quindi voglio vedere se riesco ad ottenerlo. Cerchiamo su Amazon un attimo una cosa che mi serve. Ok, l'ho trovato. Serve questo. Non è disponibile, ma solo tra questi venditori. Vediamo un attimo. Quanto? 8 euro di costi di spedizione. Vediamo se ce l'hanno su Glovo. Vediamo un po'. Vediamo. Di solito da Glovo non ti rispondono su WhatsApp, ma questo sì, sembra anche simpatico. Ciao, persona simpatica. Mi ha inviato su WhatsApp queste foto e io gli ho risposto no, non sono queste. Mi ha inviato queste, no, non sono queste. Quindi poi gli ho inviato io, mandami delle foto, gli ho inviato queste e mi ha fatto ok, grazie. E mi ha chiesto anche dove andarle a prendere. Ok, sei un po' strano tizio di Glovo, però basta che me lo trovi. Sto vedendo dei tutorial sul colorista bleach e mi sto spaventando perché a molti non funziona, quindi ho paura. Però spero che verrà bene. Scusate, questo è il mio fidanzato che sta facendo le riprese così. Ci stiamo. È vero. Ci stiamo? È vero. Ce l'ho. Ce l'ha. Ce l'ho. Ce l'ha. Ce l'ho. Ce l'ho. Ce l'ho. Non è vero, dei fori non ce l'ha. Ce l'ho. No. Ce l'ho. No. Giuro che ce l'ho. No. Voi non sapete le ore che sono passate. Io ce la facevo più, vi giuro. Tipo 50.000 glover. Sono andati in giro per trovarla sta cosa. E non sono uscita io perché piove. E quei poracci di Glovo si sono fatti non so quanti chilometri a piedi per trovarmi sta benedetto bricino. Quindi se non esci bene, me la prenderò con te e con tutta la gloria. E te in spagnol? Ah, bueno. E te clarante offrite una claramente. Applicare a dos de distancia de la raíz si prefiere un look desfasando. Desenfadado. Desenfadado. Si no usas colorista washout, usa su acondicionador para mantener tu rubio puro y luminoso. Quindi te da per scontato che rubia ci diventi. E rubia, se conosciamo bene lo spagnolo, è biondo. Quindi questo mi diventa. Loro mi stanno promettendo che questo mi diventa biondo. E se loro me lo promettono, deve essere così. L'Oreal, me lo stai a promettere, ma è scritto pure qua. O me l'hai scritto in spagnolo per prendermi? No, perché lo spagnolo lo parlo male, ma lo parlo. Quindi, te capisco. Andiamo. Apriamo la scatola. Parapapà, qui c'è una... Istruzioni non ci servono, no, non è vero, ci servono. Metto un attimo qua. Quando non so dove mettere le cose, metto qua. Anti-gel blush. Ah, trattamento antigiallo, è un trattamento antigiallo. Intanto lo provo su, tipo, qua, ecco, qua dietro lo provo. Versa la polvere decolorante all'interno del flacone liberatore. Quella più merita. Aiuto. Aiuto, ok. Sapete quanto è difficile. Non sapete quanto è difficile mettere sta polverina senza sporcare il mondo. Ci siamo. Adesso chiudi il flacone con il beccone acida. Poi no. Ok. Immediatamente dopo la miscelazione. Va bene, caro. Non so esattamente cosa io ho fatto, però ho fatto. Allora,
Adesso aspetto tipo un tot di minuti. E vieni. Risciacquo, vediamo come viene e poi vado con tutta la testa. Speriamo. Ok, così non lo vedo io, non lo vedete voi. Perché io ho solo lo schermetto, se giro lì c'ho lo specchio ma non mi vedo. Vediamo che risultato ho ottenuto. Ma ho ottenuto un risultato? Se ha fatto qualcosa oppure no. Sciacquo un attimo, vediamo un secondo. Sembro più una matta che altro. Comunque, questo è il risultato. Allora, mo mi sono lavata tutti i capelli. Infatti, vabbè, non fateci caso, sono stra distrutti perché appunto bagnati. Comunque, questo è il risultato. Dici quale risultato? Boh. Questa ciocchetta e poi avevo fatto queste qui, qualcosina è venuta, ma cioè non mi sembra tanto. La prova di prima è questa, eccola, come vedete, non so se riuscite a vederlo, però è abbastanza naturale, è venuta questa ciocchetta. Dovete vedere, ecco, questa parte in su è venuta abbastanza naturale e un po' si sono schiariti, quindi non lo so, vediamo un attimo che cosa verrà. Vediamo bene. Ok. Sicuramente ancora buono. Tutto da sopra ed è arrivato lì. Si vede? Ecco, ora si vede. È arrivato da sopra. Chiara in post produzione. Come sono venuti? Belli? Non la schifezza? Parla. Ok, sono passati tipo 35 minuti perché intanto ho fatto un'intervista con Italian Paranormal Research e adesso sciacquo, metto questo qui che deve stare 15 minuti su e vediamo tra poco. Ok, ho messo il trattamento quello viola, adesso ho messo il mio trattamento viola, soprattutto qua, qua ho lasciato le punte fuori, ma qua l'ho messa. Accendete il cielo per me, vi prego, fate la preghiera, non lo so, fate il dodo, non lo so. Di bene in meglio, è vero, di bene che in meglio c'è. Okay. Così, non è così, non ho bene, guarda. A occhio non sono rossa. Bonnie, che forse qualcosa mi è venuta. Ma giù questo rivediamo tra poco. Ok, incredibile ma vero, sono usciti dei capelli assolutamente decenti e non sono assolutamente brutti, anzi la colorazione che è venuta è molto bella. Adesso sono senza luce tra virgolette professionale, senza anche piega, quindi adesso sono, vabbè, molto ondulati soprattutto qui e qui, perché vabbè, questi sono i miei capelli senza piastra, anche un po' secchini in queste parti, ma non è stata questa tinta a farmeli, sono così di loro. Questo è il dietro.
non si capisce quanto in realtà siano venuti molto naturali, però io sono molto molto contenta del risultato finale. E rifarò questa tinta, la rifarò assolutamente per dargli un altro po' di colpi di luce sempre qui sul qua, insomma. Però sono davvero contenta, sono davvero davvero contenta del risultato, di ciò che ho ottenuto, e non pensavo sinceramente che sarebbe venuta la cosa così naturale, invece sì. Ora non so se si vede bene dal video, non vorrei che si vedesse tipo stacchi o roba varia, che dal vivo non ci sono, perché dal vivo io ho quello specchio e dal vivo non ci sono stacchi né niente. Magari lo vedrete meglio nei prossimi vlog, comunque come è uscito ovviamente il colore, perché lo vedrete nei vlog. E niente, io sono soddisfattissima. Tesori, noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me. E mettete un pollice in su se volete. Ho comprato un'altra confezione apposta, perché sapevo che l'avevo fatto due volte. Quindi andrò a schiarire ancora di più qua, un po', insomma, in giro. E anche qua sotto, insomma, un po'. Qua ancora un po' da schiarire così. E mi è venuta la macchia a proposito qua. Mamma. Vedete, questo è leggermente più. Che cosa? È leggermente più chiaro, però va bene. Comunque, ci vediamo nel prossimo video, tesori. Sigla! Bye bye.